Ciao, oggi parliamo del calore. Il calore viene solo alle femmine, solo le femmine vanno in calore, non i maschi. Ricevo tantissime mail dove dice: no, ma il mio maschio quando va in calore, no ragazzi, le femmine vanno in calore. Cosa consiste il calore? Il calore dipende dalle taglie e la durata. Ad esempio, i cani di taglia piccola possono andare in calore dai 6 ai 14 mesi circa, mentre le taglie grandi possono arrivare ad andare in calore dai 6 ai 24 mesi. Non sono date, giorni ben precisi, possono anche variare. Un'altra cosa è il calore dei nostri cani, delle nostre femmine, non è paragonabile al nostro ciclo, al ciclo delle donne. Quindi non fate tutte quelle allusioni, ah ma noi sì, è così, è cosa. Niente, non è la stessa cosa. Il calore si divide in quattro fasi. C'è il proestro, che dura circa 9 giorni ed è il periodo dove abbiamo le perdite di sangue, e dura circa 9 giorni. Poi abbiamo altri 9 giorni, che si chiama l'estro, dove avremo meno perdite di sangue cominciano a diventare rosati queste perdite di sangue. Sono sempre indicativi, non è per tutti uguale, può variare di qualche giorno. Se ci fosse comunque qualsiasi problema, sempre andate dal vostro veterinario. Queste sono spiegazioni che vi fanno capire quando dura, quanto è pericoloso, che il cane può rimanere, no? Si accoppia, magari possiamo avere una cucciolata indesiderata. Quindi avremo poi la terza fase, che è il metaestro, che è subito dopo la fase dell'estro. Poi abbiamo la quarta fase, che è il deestro, che dura 90 giorni, che praticamente sarebbe la gravidanza. Questa è la fase appunto della gravidanza, o anche delle false gravidanze, perché molte volte ci sono le femmine che possono andare in gravidanza isterica. Anche queste, quando se ne fanno uno o due, e nel tempo sarebbe meglio sterilizzare la femmina. Questo poi ve lo dirà sicuramente il vostro veterinario, che sono delle situazioni che non sono molto indicate per un cane, perché bisogna poi dargli del galasto per ritornare indietro al latte, quindi avremo delle situazioni che non vanno bene. Ricordate che non è che la perdita del sangue fa finire la pericolosità, quindi ciò che ha finito il sangue, quindi adesso è tranquillo, non può rimanere incinta. No, stiamo attenti, perché è proprio il periodo più pericoloso. Poi mi raccomando, non lasciate la vostra femmina incustodita in un giardino, perché i cani riuscirebbero a fare di tutto e arrivare da qualsiasi posto possibile, immaginabile, perché un cane, un maschio, sente fino a 8 km il calore. Quindi mi raccomando, stiamo attenti a dove lasciamo il nostro cane, deve essere sempre sotto controllo. Poi un'altra cosa, non andiamo negli sgambatoi, dove andiamo nei parchi dove ci sono gli altri cani, perché ci sono i maschi che impazzirebbero. Quindi dopo che andiamo noi, figuratevi gli altri che hanno i cani, che problemi potrebbero avere. Sicuramente impazziscono, e anche i cani che avete voi in casa, se avete una femmina o un maschio, stiamo attenti, perché poverino il cane maschio ne subisce veramente le conseguenze, perché impazzisce. Quindi mi raccomando, quando la femmina è in calore, abbiamo le quattro fasi, sapete il pericolo, quindi i primi 20 giorni stiamo attentissimi, soprattutto la seconda fase, quindi dopo i 10 giorni che ha avuto il sangue, poi comincia a diventare rosato e va via. Mi raccomando, attentissimi, attentissimi sempre, per non avere gravidanze indesiderate, ok? Ciao!